Quel giorno, a Carmagnola, il treno era in ritardo. Don Bosco aspettava con pazienza e osservava un gruppetto di ragazzi che giocavano accanitamente alla guerra. Don Bosco si avvicinò. Tutti i ragazzi se la diedero a gambe, eccetto uno. Chi è lei? Aspetto il treno. Vorrei giocare con voi. Lei? Un prete? Sì, non si può. E tu chi sei? Io sono Michele Magone, il generale dei ragazzi di Carmagnola. Don Bosco fissò quel ragazzo dai capelli scompigliati. Poche parole bastarono a scoprire una situazione disperata. 13 anni, senza padre, il mestiere del fannullone. Di, ti piacerebbe diventare buono? Studiare? Certo, ma come faccio? Ora devo andare, altrimenti perdo il treno. Prendi questa medaglia. E di al tuo viceparroco che voglio tue notizie, che le mandi a Don Bosco, a Torino. Arrivederci, Michelino. Mamma, devo darti una notizia. Ho incontrato un prete e ha tanti ragazzi che giocano in un cortile grande come una piazza e imparano tante cose. Mi ha detto di andare dal viceparroco e... Il viceparroco di Carmagnola, Don Ariccio, dopo aver parlato con Michele Magone e visto il suo entusiasmo, scrisse a Don Bosco perché lo accogliesse fra i suoi ragazzi. Qualche giorno dopo, con un fagottino sotto il braccio, col cuore pieno di entusiasmo e con un nodo alla gola, Magone salì per la prima volta sul treno per Torino. Sono quel Michele Magone che lei sa. Sono arrivato adesso, in ferrovia. Ti ha accompagnato qualcuno? No, mia mamma è al lavoro. Il parroco non poteva. Saremo amici, vedrai. Ora va a giocare. Dopo la ricreazione, vieni da me. Dopo 5 minuti, Michele era già il re del cortile. Aveva capito al volo le regole del gioco. Si era fatto largo a gomitate, aveva corso, saltato, bisticciato. Da quel giorno, correre, saltare, cantare, gridare, fu la sua vita. Volava in tutti gli angoli, metteva tutto in movimento. Ma un giorno, il generale della ricreazione cominciò a diventare triste. Da un angolo, solitario, guardava i compagni giocare allegramente e a volte, non visto, piangeva. Vorrei aiutarti, Magone. Cos'hai? È difficile dirlo. I miei compagni pregano, vanno alla comunione. Io invece non posso andare. E che cosa serve giocare, correre? Loro sì che sono felici. Io... Ma senti, Michele, non c'è nessuno che ti proibisca di diventare come loro, no? Magone, solo, vedeva davanti, come in uno specchio, la sua prima giovinezza sperperata nel vagabondaggio. Io avrei bisogno che tu mi lasciassi un momento... padrone del tuo cuore, e mi manifestassi il motivo della tua malinconia. Sì, è vero quello che dice lei, ma io sono disperato, non so come fare. Come? Tu saresti quel generale Michele Magone, capo di tutta la banda di Carmagnola? Ma che generale sei tu? Non sei più capace di parlare. Vorrei farlo, ma non so come cominciare.
Non so esprimermi. Dimmi una sola parola. Il rimanente lo dirò io. Oh, la coscienza è imbrogliata. La bontà di Don Bosco aprì il cuore a Michele. L'indomani, nel cortile, Michelino era tornato ad essere, quel giorno più che mai, il generale dell'allegria. Michele non teneva per sé la gioia che nasceva dal suo cuore puro, ma la comunicava a tutti. Allegre erano le sue trovate per allontanare dal male i suoi compagni. Ma sei pazzo? Ci rompi i timpani! Pazzo io! Pazzi voi che fate questi discorsi! Ma non sempre una battuta allegra bastava a distogliere dal male. Allora Magone sapeva usare anche i pugni, sempre per scherzo, naturalmente. I suoi compagni li amava non a parole, ma con i fatti. Prendi i miei guanti, tu hai più freddo di me. Nell'agosto del 1858, Don Bosco condusse i suoi ragazzi a trascorrere alcuni giorni di vacanza a Morialdo, un arioso colle del Monferrato. Magone era tra questi. Arrivò la fine del 1858. Quella sera Don Bosco raccomandò a tutti di cominciare bene il nuovo anno, poiché forse per qualcuno sarebbe stato l'ultimo della vita. Michele intuì che quelle parole erano per lui, ma rimase sereno. Ho capito. Sono io che devo partire. Bene, mi terrò preparato. Alcuni giorni dopo, Michele accusò dei dolori allo stomaco. Andò in infermeria, ma la cosa non sembrò per nulla preoccupante. La sera del 19 gennaio, il male si aggravò improvvisamente. Furono chiamati d'urgenza il medico e la mamma. Mi aiuti, Don Bosco. Dica a mia madre che mi perdoni per tutti i dispiaceri che le ho dato. Le dica che io l'amo e che si faccia coraggio. Quale cosa ti reca maggiore consolazione in questo momento? Mi conforta l'amore che ho avuto per la madre di Dio. Che vuoi che dica ai tuoi compagni? Che vivano in amicizia di Dio. Che si amino tra loro. Stava per scoccare la mezzanotte. Magone ebbe un istante di assopimento. Poi, come se si risvegliasse da un profondo sonno, col volto sereno, disse a Don Bosco: dica ai miei compagni che li aspetto tutti in paradiso. Poi spirò. Aveva 13 anni.